Di Messina una predisposizione radicalmente diversa e di grande discontinuità rispetto al passato. C'è una città che 30 anni sono passati per poter finalmente dare l'avvio ai lavori sul torrente Cataratti Visconti. Una insidia, un pericolo costante, soprattutto nella stagione delle piogge, per questo quartiere della città di Messina. Abbiamo posto fine a questo calvario. Proprio oggi abbiamo consegnato all'impresa i lavori, circa 16 milioni di euro, che saranno realizzati sotto la vigilanza della struttura contro il dissesto idrogeologico di cui sono commissario. È un impegno che soddisfa davvero quanti ci hanno lavorato, ma soprattutto restituisce speranza ai cittadini, perché i cittadini hanno bisogno di una politica che passi dalle parole ai fatti, e questo lo stiamo facendo ovunque sia necessario un intervento della regione per mettere in sicurezza il territorio. Sta cercando di recuperare il tempo perduto, e come si dice in questi casi, che è sicuramente l'elemento più importante che caratterizza questa azione.